vogliamo mostrare quanto sia bella la nostra città e quanto sia caldo anche la nostra comunità, che non è vero che è fredda, perché noi siamo bresciani, riservati, ma sappiamo, come abbiamo visto, anche avere e trasmettere un grande calore, un grande cuore. Grazie per la tua presenza. Innanzitutto sono io che devo ringraziare voi, no, voi miei, no, sono io che ringrazio voi, perché questa mattina, grazie al sindaco e ad altre autorevoli persone, sono riuscito a visitare velocemente ma abbastanza bene la vostra città, nei suoi luoghi più importanti, nei suoi siti più importanti, e devo dire che sono rimasto a bocca aperta. Sono rimasto a bocca aperta e mi sono rammaricato come mai. Io che ho viaggiato tanto, poi in realtà Brescia mi mancava, però Brescia è una città importante, perché oggi la prima cosa che ho detto dopo aver visto monumenti medievali, monumenti romanici, rinascimentali, anfiteatri romani, longobardi, ho visto di tutto, anche architettura piacentiniana, ho detto ma questa è una città molto molto cinematografica, ma molto, ho detto quali film sono stati girati qua? C'è stato un silenzio mesto e poi il sindaco mi ha detto il magnifico cornuto con Togliazzo. Dico allora bisogna riscattarla questa città. E come si fa? Ci penso io. Grazie.
se l'università si è aperta al cinema, lo si deve a mio padre che è prima a Parma e poi trasferito. Come? Chiedo scusa perché qua dietro. Thank you.
era cominciato già da 40 minuti, si vedeva a volte prima il secondo tempo del primo, non so se è capitato anche a te. Dopodiché si arrivava al punto dove si era entrati in sala e si diceva, ah beh, siamo arrivati qui, l'abbiamo visto, allora possiamo uscire. Sì, sì, era così, era... poi ogni cinema poi era molto particolare, perché c'era il cinema, quello più periferico, dove c'erano i gruppi di bulli che stavano in prima fila e non vedevano il film, entravano con le battute, quelle che distruggevano il film. Cioè, mi ricordo un film con Maciste, no? Maciste, che erano questi attori americani, quei capelli un po' la Elvis Presley, erano tutti uguali, no? Steve Reeves, no? Col capello guarda in lattina, l'immagine di Maciste contro gli egizi, che prende quella cosa con i capelli guarda in lattina così, e c'era sempre il gruppo, anche di Maciste col ciuffo ribello, cioè così, quindi c'era sempre la battuta, la cosa. E poi c'erano quelle sale che erano sale dove ci dicevano state attenti a quella sala, che quelle sale erano mal frequentate, erano quelle sale adesso che non esistono più a Roma, dove tu entravi e vicino ai bagni c'era sempre gente in piedi così che ti guardava, come uno andava al bagno, altri tre entravano al bagno, quindi capito? Sì, infatti si faceva tutti a vivi prima perché poi c'avevamo paura andando al bagno prima. E quindi poi piano piano purtroppo le sale alla fine degli anni 70 si sono cominciate poi un po' a entrare in decadenza, tant'è che fu il cinema in decadenza e diventarono tutte sale a luci rosse. E devo dire che fumo io, Troisi, Benigni, Nudi, i cosiddetti nuovi comici, fummo chiamati a quell'epoca a ridare un po' di verve a un cinema che stava sicuramente entrando in grande disgrazia. Ecco, quel nuovo cinema, Nanni Moretti anche, insomma, servì in qualche modo a ridare un po' di ossigeno, un po' di respiro alla sala. Senti, questo percorso della memoria che stiamo facendo, un altro momento che appartiene a un periodo un po' più adolescenziale della nostra generazione, si andava al cinema anche con i primi amori, si andava al cinema per cominciare. Non so se ti è mai capitato. Adesso beh, possiamo confessare davanti a tutti. Sì, beh, vabbè, ma l'abbiamo fatto tutti, Franco. Cioè, quando avevamo la prima fidanzata si andava al cinema perché alla fine tu stavi qua, poi c'era l'amica sua, poi lei stava qua, cioè poi piano piano lei si spostava, l'amica andava là, eccetera, e partiva un gioco, ma erano strette di mano, poi piano piano bacetta la mano, poi sotto il bacio sulle labbra, poi il bacio in bocca, si andava per gradi, si andava sempre per gradi, però no, poi succedeva nient'altro, perché eravamo lì, ci fermavamo là, però indubbiamente il cinema come la macchina con i giornali sugli specchi, sui vetri, quando mettevi i giornali sui vetri a Gianicolo, un grande colle di Roma, dove vedi tutta la città di notte con le luci, bellissimo, e gente che non c'era da casa, dove poter stare con la fidanzata, con l'amica di turno, cioè metteva tutti i giornali sui vetri e poi abbassavano i sedili e venivano le macchine che facevano sempre, e là capivi che stava succedendo qualcosa. Però era divertente perché queste dove ci mettevamo con le macchine sul Gianicolo era un punto ideale che era vicino a un faro molto alto, il faro del Gianicolo, dove di fronte in basso c'è il carcere di Regina Celi. Quindi il posto era meraviglioso per vedere fino a un certo punto il paesaggio, poi partivano i giornali e il paesaggio che se ne frega. Però mentre operavi con la fidanzata arrivavano quelli che mandavano i messaggi occulti ai carcerati di notte e arrivavano con quei moto, quelle cose. Anando! Nando! E si sentiva improvvisamente. Oh! Il disco della carcere. Saliva dei quattro banderini! No, che ciao! Che faccio? Tutto in codice! Sì, può già o no, che va bene se domani porto
finta, è arrivata sempre la polizia in borghese che li mandava via, però quello che stava nelle macchine gli dato, si sentiva così, lui vedeva il giornale e c'era proprio con la lampada che voleva vedere se eravamo dei delinquenti oppure, ma secondo me era tanto per scoraggiarci per continuare a fare la pomiciata o quella che ci siamo capiti. Senti, un'altra cosa, io ho l'impressione che la cultura cinematografica appunto di quell'epoca, dei tanti cinema, dei cinema del quartiere, fosse molto più alta di quanto è oggi. Oggi teoricamente tutto il patrimonio cinematografico è visibile con i DVD, in rete, eccetera. Una volta per vedere quell'unico film di Fritz Lang che non hai visto dovevi attraversare la città perché magari in quel cinema per un solo giorno facevano quel film. Oggi l'unico film di Fritz Lang che non hai mai visto, ti compri il DVD, te lo porti a casa e dici lo vedrò domani. E siccome lo potresti vedere domani o anche dopodomani o anche fra 3 giorni, ma alla fine non lo vedi mai. E finisce che la cultura cinematografica che è a portata di tutti oggi è più bassa di quanto fosse all'epoca. Ecco sì. Io devo dire, cioè, se mi sono fatto una cultura cinematografica, lo devo dire innanzitutto a mio padre, perché io mi stavo laureando in storia delle religioni, poi mi sono laureato, però non ho potuto fare la mia laurea in storia delle religioni perché giravo dei film sperimentali che non c'entrano niente con quello che ho fatto, con quello che faccio, che venivano un po' dall'avanguardia americana, dal cinema underground americano. Quindi andavo molto sulla sperimentazione, avevo una cinepresa in Super 8 che mi aveva venduto Isabella Rossellini per 80.000 lire nel 1970, che era una cifra enorme, però lei doveva pagare un conto telefonico astronomico, il padre Roberto non gli voleva dare i soldi, mi ha detto se mi dai 80.000 lire te la vendo. Io con questa qua sono riuscito a fare dei primi film sperimentali, quindi la mia formazione iniziale è dovuta soprattutto alla presenza dei cineclub, dei cinema d'essè, per esempio a Roma, a Trastevere, vicino a Regina Celi, c'era un cineclub dove si alzava una serranda e c'era una piccola sala dove si presentavano dei film che non avremmo mai visto, film di Andy Warhol, di Yoko Ono, anche dei film di John Lennon, quando si mise a fare con Yoko Ono dei film sperimentali underground, Megash, Kenneth Anger, abbiamo visto di tutto. E poi piano piano cominciarono a fare delle monografie su degli attori americani e attori italiani, Sordi, Tognazzi, Gassman, poi monografie su grandi registi della commedia italiana. Quindi direi che la fine degli anni 60, i primi anni 70 furono degli anni importantissimi dal punto di vista culturale, perché grazie a degli operatori culturali illuminati venivano costituiti questi cineclub oppure questi teatri off, dove la cultura era dietro una serranda, era gente completamente autonoma che creava un'associazione, pagavi la tessera, pagavi un tot, si alzava la serranda e aveva uno spettacolo teatrale ottimo, sempre compagnie giovani veramente interessanti, oppure dei cineclub. Quindi io devo al cineclub Film Studio, al Cineclub Tevere, tutto quello che ho visto del cinema. Io andavo praticamente su 7 giorni, 5 la sera andavo al cinema, quello era il nostro, ma andavo con degli amici, quindi la cosa importante era condividere e poi magari conversare anche nel film, scambiarsi delle opinioni e tutto. Io non pensavo all'epoca, parlo della fine degli anni 60, primi anni 70, stavo facendo l'università e non pensavo minimamente che avrei fatto né il regista né l'attore. Io pensavo che forse avrei fatto una carriera universitaria, non lo so, ma certamente no, mi interessava il cinema, ma non sapevo del potenziale che avevo dentro. Solo mia madre è stata forse la persona che più di tutti ha capito il potenziale che avevo, è stata lei che mi ha molto incoraggiato. I genitori scoraggiano molto ad avvicinare i propri figli al mondo dello spettacolo. Invece mia madre era una donna, una professoressa molto ironica, molto intelligente, molto, molto amorevole nei miei confronti, aveva capito tutto di me e fu lei in qualche modo a far sì che io facessi i primi spettacoli di
sposato nel 1980 e pensavo di avere ormai una carriera, però avevo preso la laurea in lettere moderne, l'avevo fatta però sul cinema, perché avendo fatto il centro sperimentale di cinematografia 2 anni con la presidenza di Roberto Rossellini, pensavo che la cosa migliore era quella di continuare a questo punto lo studio sul cinema, e quindi feci una tesi sulle influenze della letteratura sul cinema muto italiano. Il dramma fu che mio padre era professore, quindi non mi poteva fare, e quindi abbiamo dovuto prendere una professoressa di sociologia che si è prestata a seguirmi, e mio padre non c'è stato niente, anzi si è proprio allontanato, però sono andato bene, ho preso degli ottimi voti e quindi ho continuato. Però dicevo, dopo Bianco, Rosso e Verdone è successa una cosa strana. Quel film aveva avuto successo, un pochino meno di Un sacco bello. Oggi, se interroghiamo il pubblico forse ama più Bianco, Rosso e Verdone, non lo so, per il marito rocoroico, quello che parla così di Magda Gommatori e compagnia bella, oppure per la sola bella. Improvvisamente, io aspettavo un prolungamento del contratto, non ci fu nessun prolungamento del contratto, se non erano tutti. Andò via Leone, andò via i distributori della Medusa, della vecchia Medusa. Mia moglie la mattina usciva, andava a lavorare, lavorava come industria farmaceutica importante, diceva: Mario, che fai oggi? Io dico: niente. Non lo scrivi? No. Perché? Perché non mi chiama più nessuno. Allora, no, anche perché era un dramma familiare, cioè lavorava su lei. E lei mi ha detto: ma scusa, sono andati bene i film? Cioè, nell'ambiente ci si era messi in testa che io ormai ero quello che faceva solo i personaggi. Avendo sparato la bellezza di 6 personaggi nel primo film e 3 nel secondo, quindi 9 personaggi, e più quelli televisivi, io non avessi più cartucce praticamente dentro la mia pistola. Quindi tutti avevano un po' paura di Verdone, che fa un attore unico, quindi il virtuoso l'avevo fatto. Quindi, secondo molti, io ero praticamente esaurito. Io entrai anche un po' in un po' di depressione, perché insomma furono 2 mesi veramente brutti. Tant'è che tornai all'università. Non ero scherzo, tornai all'università e cercai il mio professore di storia della religione. E lo cercai, riconobbi anche il bidello di quel piano dell'istituto. Dico: come va? Dico: sono venuto a trovare il professore e non dico il nome. E lui mi guarda e mi fa: è morto. Dico: come è morto? Si è sparato. Come si è sparato? Cioè, per me un professore di storia delle regioni che si spara, cioè la gente si è buttato accesso tutti quegli anni. Dico: perché? E lui mi fa: io rimasi scioccato. A forza di indagare, sul trascendente, alla fine si è sparato. Non lo so, ma ha preso un colpo. Tornai a casa veramente mesto, veramente triste. Dico: no, dove, che faccio? Giorno dopo arrivò una telefonata del mio agente, mi disse: c'è Mario, no Vittorio, il padre, Mario, c'è Mario Cecchitori che vorrebbe un appuntamento con te, diamoglielo oggi. dice: oggi, diamoglielo oggi. E lui venne alle 4 di quello stesso giorno. Andai, era burbero, c'era un sigaro, mi disse: io ti ho apprezzato molto per Bianco, Rosso e Verdone, soprattutto per L'Emigrante. Bravo! Dico: grazie. Io voglio fare un film con te. A quel punto mi si illuminò, dico: senti, se lavora qua. Dico: dottore, mi dica. Però non voglio fare film con personaggi, eh? Io la ringrazio, dico: no, li voglio fare. Dico: anch'io mi devo mettere alla prova. Dico: sì, però devi far ridere, perché se no non sei un buon investimento. A quel punto firmai un contratto, devo dire anche ben pagato, da Mario Cecchitori,
per Palo d'Arco, per quello che sarebbe stato a Palo d'Arco, e mi disse: mettici il tempo che ci vuole, però farmi un film che mi fa incassare. E io dissi: vabbè, allora scelsi lo sceneggiatore, impieghiamo la bellezza di un anno per scrivere Bianca e Palo d'Arco. Avevo talmente questa paura di sbagliare il film, di tradire la fiducia di questo produttore, che più coraggio era venuto, aveva creduto in me, mi ha detto: non voglio i personaggi, credo in te, io devo fare un bel film. Però anch'io avevo paura, perché non sapevo se sarei stato interessante io come persona al di fuori dei personaggi. Allora in Palo d'Arco feci una gran furbata. Allora, chi ha visto il film sa che nel film io comincio piano piano ad imitare il personaggio di Manuel Fantoni, cioè quel interpretato da Angelo Infanti, cioè imito una specie di playboy un po' mitomane, un po' cazzarone, eccetera. E questo mi aiutava non nel fare il personaggio, ma ogni tanto a fare una piccola performance. E scrissi una bella storia, che praticamente è un film un po' dedicato a due ragazzi senza lavoro che sognano, e anche un po' dedicato a Lucio Dalla, se ci pensi bene, perché gira tutto intorno alla musica di Dalla, eccetera. Insomma, scrissi questo film, lo girai, sto film, allora quando uscirono gli striscioni per Roma enormi, Palo d'Arco, un film di Carlo Verdone piccolo, con Carlo Verdone grosso, Eleonora Giorgi grosso, musica di Lucio Dalla, una cosa in mezzo. Allora io dissi: ma questo non crede in me, questo crede in Lucio Dalla. Subito il pomeriggio mi arriva una telefonata incazzata di Lucio Dalla che mi fa: ma come, io ti do il nome e ti do le musiche e tu mi metti il nome che è quattro volte il tuo. Dico: Lucio, ti chiedo scusa, ma che, io lo posso anche bloccare, senti. Dico: guarda, chiamaci Chicone, sono loro che hanno fatto i cartelloni. Ma che cosa, io guarda, stasera vado a Bologna a vederlo, guarda, se non mi piace il film, guarda, mi incazzo. Mi si stava rovinando con l'amicizia con Lucio Dalla. Insomma, il film uscì, io mi ricordo che fu una delle serate più drammatiche della mia vita. Stavo con lo sceneggiatore fuori il cinema Corso, che poi diventò Etoile, e poi il cinema è stato chiuso, tanto per cambiare. Era un gran bel cinema, piazza San Lorenzo Lucina, via del Corso. Sapevo che la sala era piena e che gli spettacoli erano partiti bene, però ci eravamo messi in un vicoletto con i cappelli, era d'inverno, calati, per sentire le reazioni del pubblico. A un certo punto esce la gente dallo spettacolo delle 8:30 e c'era parecchia gente a quello delle 10:30. A un certo punto passa un gruppo di ragazzotti che fa: ammazza, quanto mi sono ammazzato dai risate, ma com'è che fa qua la battuta? Ma guardai che ricordo io, dissi: forse gliel'abbiamo fatta. Allora aspettiamo che la gente entra tutta dentro, e fuori c'era Mario Cecchitoni col sigaro che controllava con la cassiera e che voleva vedere quanto aveva fatto il film. Arrivavamo fuori, la gente era ormai entrata, bussavamo alla vetrina. Ci chiama il signore quello grosso, la cerchitore si voltò. Sì, siamo andati bene. Che dice la gente? Che il film è belloccio. Quando si diceva belloccio, vuol dire che era straordinario, per lui è belloccio. Che belloccio, belloccio. No, per lui belloccio era quello. Alla fine gli chiesi quanto era fatta, mi ricordo che fece una cifra astronomica come prima cosa. A quel punto chiamò le altre città, Milano, Napoli, il film era partito forte da quel punto. Quindi alla fine, grazie a Mario Cecchicori che aveva creduto in me, grazie a mia madre che mi aveva detto non mollare, e quindi alla fine il film è andato. E il risultato fu che quel film vinse, adesso non ricordo bene, mi pare cinque o sei Davide di Donatello. Poi vinse un festival a Toronto, la Giorgi vinse il premio Rizzoli, vince il nostro, insomma abbiamo vinto tutti i premi di questo mondo, e quindi da lì, da Palo d'Arco, si può dire che inizia la carriera di Carlo Verdone.
molti ragazzi, molti miei colleghi, molti artisti si lamentano tanto, dicono: ah, ma io sono stato sfortunato, ma guarda, sul mondo dello spettacolo la buttano molto sulla sfortuna. È un grosso errore, perché la sfortuna non esiste. Non esiste la sfortuna. Esiste un talento che incontra un'opportunità. Questo esiste. Ma la sfortuna non esiste. Perché poi per... sapersi amministrare, anche quello fa parte del talento. Se tu sei un genio, e ne abbiamo visti tanti nel cinema italiano, di bravi attori, sono proprio geni, bravi attori, ottimi attori, completamente pessimi nel gestire la propria persona, abbiamo visto spesso cadere delle stelle che potevano dare molto di più, ma si sono amministrati male. Quindi il talento è anche nel sapersi amministrare il talento che ha, capito? E i 40 anni, quasi 40 anni di attività di Carlo dimostrano che si è saputo amministrare molto bene. Non lo so. Comunque ho cercato di dare sempre un film diverso dagli altri, ho cercato sempre di sterzare, qualche volta riuscendoci molto bene, qualche volta ci potevo riuscire meglio, però non posso rimproverarmi di non essere stato onesto con il pubblico. Io credo di essere stato molto molto onesto col pubblico, ho sempre fatto quello che volevo fare, pensando però anche al pubblico, che cosa si poteva aspettare, perché sbaglia chi dice io faccio questo, ci credo a sta cosa. No, tu devi pensare anche al pubblico, perché il pubblico del cinema è un pubblico pagante che ti dà i soldi. Quindi non è che, cioè, allora, o sei un grande autore come Federico Fellini, ok, però se non sei un grande autore come Federico Fellini, un pensiero al pubblico, un leggero compromesso, senza parlare troppo, lo devi trovare, perché andare al cinema non è una mostra.